Sindaco, nomina del nuovo assessore. Giuseppe Pennica prende il posto di Attardo e poi prosegue il corso d'aggiornamento sul dissesto finanziario al comune di Favara. Sì, oggi abbiamo integrato quel tassello mancante che mancava appunto da più di 2 mesi. È stata una scelta non semplice perché era necessario trovare una figura che ci permettesse di avere quello sprint che ci permettesse appunto di avere quel collegamento con quella parte di cittadini che ancora risulta essere sfiduciata, quindi una persona eccellente. Abbiamo ricevuto davvero dei feedback positivi, perché su Giuseppe nulla si può dire, perché è un gran lavoratore, un professionista che ci aiuterà anche dal punto di vista della comunicazione. Importanti sono anche le deleghe che gli sono state attribuite, perché avrà l'ambiente, quindi un'importante delega che è il tema dei rifiuti, su cui pesa la gran parte del bilancio comunale. Un compito di certo non semplice, ma abbiamo sempre dimostrato che siamo una squadra che non teme di lavorare o mettersi a supporto dei cittadini. Di certo il comune di Favara non è un comune semplice, abbiamo cercato di garantire in questi mesi quella che è la normalità, quindi dare anche una semplice parvenza di normalità per noi è stato davvero un lavoro di natura straordinaria. Per quanto riguarda appunto il bilancio, siamo in fase di elaborazione del bilancio, siamo in fase di chiusura, dopodiché presenteremo il bilancio stabilmente riequilibrato che, con delibera di giunta prima e poi approvazione del Consiglio Comunale, verrà trasmesso al Ministero in modo tale da poter attendere finalmente quel visto positivo che possa permetterci di iniziare una strada di ripresa, perché davvero il dissesto è un momento davvero difficile per tutta la cittadinanza, quindi non solo per chi amministra, ma era una scelta comunque che non poteva non essere affrontata. Anzi, io eccepisco sempre il fatto che forse se fosse stata affrontata in tempi non sospetti non saremmo arrivati a tutte queste criticità, ma non dobbiamo confonderci, ormai il passato è il passato e dobbiamo pensare al futuro e soprattutto al presente. Una delega anche al turismo, perché noi crediamo anche molto in questo aspetto. Favara negli ultimi anni è rinata, spesso anche in periodi in cui non si pensava che Favara potesse rinascere. Siamo lontani dalle mafie, così come qualche giornalista purtroppo addita a seguito di presentazione di libri a cui non ha partecipato nessuno, ma soprattutto a cui nessuno sapeva di dover partecipare, perché non abbiamo ricevuto inviti. Noi ci discostiamo da quella parte di etichettature, perché per noi la legalità non è solo un semplice baluardo o una festa, proprio perché ricade in questa settimana dal 5 all'11, ma sono dei principi saldi che rappresentano la nostra amministrazione, ma soprattutto rappresentano i principi di ciascun cittadino. Quindi noi siamo l'amministrazione, quindi, che guida un paese che crede e pratica la legalità. Servirà da fare da collante verso quella parte di cittadinanza che è rimasta, diciamo, disinteressata verso la cosa pubblica favarese? Allora, il disinteresse in realtà è arrivato in questi ultimi 40 anni, no? Verso la cosa pubblica, verso gli atti anche politici. Ecco, va risollevato, come dice lei, tutto questo, ma in realtà il collante va attuato subitissimo, non si può perdere tempo, perché questi 2 anni per la giunta, per questa squadra, sono serviti per portare alla normalità la città. Perché consideri il dissesto, consideri tutto ciò che di progresso c'era, la normalità già è stato lo speciale del lavoro che è stato realizzato dalla Giunta. Adesso il rapporto con la città va fatto in maniera molto più continuativa. Io ho la delega alla comunicazione, abbiamo già realizzato un bellissimo progetto col gruppo. Mi interesserà tantissimo, ecco, quindi vi interfaccerete con me. In ogni caso non è, questo è uno dei metodi, ecco, il rapportarsi con la città, ma la cosa più importante è far vivere al cittadino, al favarese, la propria città. Nessuno può sentirsi non responsabile del cambiamento, non si può delegare a 5 persone, ad un consiglio comunale, ai funzionari, determinati risultati.
cioè se non c'è la collaborazione di tutti i cittadini si possono fare salti mortali, ma non si riuscirà mai mai a fare nulla. Quindi d'ora in poi è una cosa importante la responsabilizzazione e la responsabilità di ogni cittadino. Io fino a ieri ero un cittadino, mi sento un cittadino responsabile, oggi sono un dipendente. Per la mia prima volta da dipendente questa condizione, e le devo dire che mi onora tantissimo essere dipendente di questa città che amo alla follia. Sono tornato da Canicattì dopo 8 anni proprio per vivere la mia città, perché è successo il miracolo Farm, è successo il miracolo di tanti imprenditori che hanno investito, creduto in questa città. Quindi adesso siamo in una linea, c'è stata una linea crescente, no? Inimmaginabile, utopica, che era quello di avere il turismo a Favara, cioè gente che fotografava la nostra città. Adesso questa curva potrebbe essere calante e siamo noi a dover decidere che direzione dare, ma non noi come giunta, noi come cittadini. E sono sicuro che Favara risponderà, ha risposto in questi giorni con la differenziata, siamo fortissimi in questo, soprattutto negli ultimi giorni, abbiamo dei funzionari preparatissimi e delle persone veramente in gamba che lavorano in questo senso. E da domani mattina alle 5 si inizierà a lavorare, sarò con i Netturbini per Favara un po' per vedere un attimino le fasi della differenziata.